Non voglio mollare, non voglio distruggere la storia della mia azienda, voglio che questo settore vada avanti perché chi è preposto ha, anche parlo della politica, parlo delle forze dell'ordine, solo col lavoro si combatte questi fenomeni. Andare avanti e non mollare, è questa la strada che ha intenzione di percorrere Francesco Sicleri, presidente di ANCE Reggio Calabria, all'indomani del furto e danneggiamento ai danni dell'impresa della quale è titolare per l'impianto di potabilizzazione al servizio della diga del Menta per un danno pari a circa 80.000 euro. Ritengo che non sia intimidatorio, come qualcuno ha scritto, perché io non ho ricevuto nessuna minaccia da parte di nessuno, almeno in questo cantiere. Quando è stato fatto abbiamo immediatamente sempre denunciato negli anni, la mia azienda ha oltre 50 anni di storia. Prima mio padre e poi io abbiamo sempre denunciato questi fatti, non abbiamo mai mollato, come si suol dire, barcolliamo ma non molliamo. Un episodio che colpisce l'economia sana della nostra regione ma che non frena la voglia di lavorare per il bene del territorio. Noi abbiamo immediatamente ripreso le lavorazioni, tranne le prime ore dove le forze dell'ordine hanno fatto le prime indagini, i primi sopralluoghi, noi subito dopo abbiamo ricominciato a lavorare perché questo non deve essere un evento che può fermare la nostra attività. Noi continuiamo a lavorare seriamente nella legalità, diamo da mangiare a parecchie famiglie. La cosa che mi ha un po' destabilizzato moralmente è il fatto di vedere sul viso dei miei operai un po' di delusione, però loro stessi mi danno forza per andare avanti. Che cosa vuol dire per la nostra regione dover assistere all'ennesimo episodio del genere? Io dico che chi è preposto a fare i controlli e a reprimere questi eventi deve riflettere e dire: vediamo insieme cosa vogliamo fare per cercare, secondo me, perché non si estirperà mai questa malerba purtroppo su questo territorio. Rossella Galati per la CNews 24.